Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a vedere ancora una review di giocatori. Infatti, dopo aver visto le review di Bruno Fernandes SBC e di Best, quest'ultimo super chiacchierato, cioè son mezzo finimondo con quelli che si erano già sbloccato, si aspettavano parole al miele, io vi ripeto quello che è stato il mio personalissimo feedback su quel giocatore lì. L'esterno non lo può fare mai nella vita, molto inferiore alle varianze eccetera, da trequartista rende perché skilla bene, tiene la palla incollata col playstyle dell'R1, finalizza, però io personalmente preferisco un altro tipo di giocatore visto che non ha playstyle di finalizzazione e di passaggio che per imbucare per me sono fondamentali. Quindi questo su Best, ricapitolando per chiarire le varie domande che mi avete fatto anche nello scorso video. Oggi invece andiamo a parlare di quattro giocatori che anche qua sono molto interessanti e vi sto per mostrare le gesta di Xavi ai Contoti, Zola ai Contoti, della Smith e della Kerr, invece Toti della squadra femminile. Partiamo da Xavi Hernández Creus, meglio noto come Xavi. Centrocampista di 1,70 m, rendimento alto alto, 4 skill e 5 di piede debole. Il costo più o meno si aggira sui 650.000 crediti carta disponibile sul mercato. Un giocatore che, per quelle che sono le sue caratteristiche, si va già da subito a interfacciare con delle carte attuali. Penso subito a Bruno Fernandes nella sua versione flashback di cui abbiamo parlato ieri. E già qui, rispetto però a quella carta, abbiamo delle novità, perché abbiamo il 5 di piede debole che lo rende molto efficace, soprattutto quando c'è da passare la palla col piede debole. Quello che però differisce già da subito è il work rate, perché è vero che parliamo di due alto alto, però io ho notato che l'alto alto di Bruno Fernandes era molto più performante. Questo Xavi è molto più manuale rispetto a Bruno, che invece risulta un po' più automatico, soprattutto nel ritornare in difesa e farsi trovare pronto per poi andare a contrastare e intercettare il pallone. Come ruolo può fare solo il CC, quindi un po' tricky per le eventuali ibride, mentre per quanto riguarda le statistiche abbiamo un giocatore con uno stile di corsa explosive, bello rapido, palla al piede, devo dire la verità, corre, c'ha anche delle animazioni peculiari che fanno sì che gli avversari gli rimangano abbastanza dietro, ma comunque essendo un centrocampista non è che con questo faremo questi grandi cavalcate, anzi. Un ottimo tiro per quanto riguarda quello dalla distanza e la potenza, ma una finalizzazione che è un po' deficitaria. In effetti non è che ha inciso tantissimo sotto porta. Per quanto riguarda i passaggi poi, amici miei, poco da dire. Il 99 di passaggio corto e il 98 di passaggio lungo lo fanno un playmaker veramente pazzesco in mezzo al campo. Poi, abbinato a quel 92 di agilità, 97 di equilibrio, 98 di attività, 99 di controllo palla, abbiamo un giocatore che si gira come una trottola, vi fa guadagnare tantissimo momentum, nel senso di timing nelle giocate, andandosi a girare e mandando fuori tempo gli avversari che vi vengono a pressare, che poi, appunto, grazie alla sua qualità del servire i compagni, vi permette di poter creare azioni pericolosissime. Ha anche un buon 93 di intercetto, ma vi ripeto, per poterlo sfruttare dovete essere bravi voi a selezionare Xavi, che altrimenti se ne va un po' passeggiando. Infatti ha una lettura difensiva di 76 e un 61 di aggressività, che appunto fanno proprio l'identikit del giocatore manuale. Per quanto riguarda però gli stili di gioco, anche qua abbiamo un giocatore assolutamente d'élite, perché abbiamo la trivela e il tiro a giro base. È un giocatore che, se andate a prendere soprattutto il timed finishing, con questi due tipi di conclusioni dà molto fastidio. Ha quasi tutti i playstyle di passaggio, fatta eccezione del passaggio teso, ma quello che è clamoroso è questo passaggio lungo plus, perché fa degli L1 triangoli che sono una roba che proprio vi sentite male. Veramente notevoli questi L1 triangolo, così come è notevole anche il tecnico plus, che fa sì che questo Xavi con la corsa controllata riesca a saltare ottimamente l'uomo. Poi abbiamo il talento naturale, che non ce ne può fregare di meno, e a prova di pressing, che anche qua quello bianco ci serve a poco. Comunque mi è piaciuto, un ottimo centrocampista da utilizzare, mezzala in un centrocampo a 3 dove sentite di più. In centrocampi a 2 eviterei, considerando che essendo tanto manuale magari ogni tanto vi perde la posizione. Stile d'intesa, ripeto, ombretta. Per quanto riguarda il secondo giocatore, invece, abbiamo Gianfranco Zola. Nella sua versione ai Contoti becca dei boost abbastanza importanti rispetto a quella che è la versione base, e soprattutto l'aggiunta di un playstyle plus, quello delle punizioni, che comunque serve e non serve. 1,68, alto normale, 4,4, può fare la T e la TT per le vostre ibride. Il boost in velocità si sente, infatti questo qua mi è capitato un paio di volte di ritrovarmelo in fascia, perché l'ho utilizzato COC, dove secondo me rende, e appunto trovandomelo in fascia con i doppi passi comunque teneva abbastanza lontano gli avversari, era difficile da recuperare questa carta. Finalizzazione
realizzazione 94, potenza tiro 92, tiro dalla distanza 91, fanno un cecchino questo Zola, soprattutto quando si tratta da calciare da fuori, e poi su questo ci arriviamo. Precisione punizioni 99, e questo si abbina perfettamente con quello che è il suo playstyle che gli è stato aggiunto, e in più è anche un ottimo rifinitore per i compagni, visto che ha 92 di passaggio corto e 86 di passaggio lungo. Molto agile palla al piede, 90 infatti proprio l'agilità, 90 l'equilibrio, 92 di reattività e 93 di controllo palla. Chiaramente anche l'85 di resistenza per far sì che, insomma, renda per bene per tutta la partita. Vi dicevo i tiri dalla distanza, perché questo Zola, oltre ad avere le punizioni, plus conferma anche il tiro di precisione. Tiro di precisione che con questa carta qui sembra quasi pre-patch, segna veramente tantissimo, sia con i timed che senza. Una goduria arrivare dalla Zolla e calciare a giro con questo Zola, perché, ripeto, è un fondamentale che ha perfetto, anzi è uno dei migliori tiri a giro attualmente disponibili nel gioco. Poi abbiamo il tecnico, il talento naturale e il primo controllo basic, e in più anche la trivela. Quindi anche qui abbiamo un quadretto completo sia di tira a giro che trivela, e anche il tecnico, comunque seppur argento, contribuisce a far sì che questo Zola si muova molto bene. Stile d'intesa che consiglio per Zola è cacciatore, in questo caso, in maniera tale da boostare un po' velocità a tiro, e il ruolo dove mi è piaciuto di più è il trequartista. Andiamo adesso a parlare delle due gemelle del gol, ovvero Sophia Smith e Samantha Kerr. Partiamo da Sophia Smith, calciatrice americana, 1,64 m, alto normale il work rate, 4 stelle skill e 5 di piede debole. Può fare l'ATT, la T e la D, quindi molto comoda per le vostre ibride. Amici miei, questa mi ha fatto letteralmente impazzire, fortissima! Straveloce, 96 di accelerazione e 97 di velocità scatto, che combinate al playstyle plus del razzetto e del tecnico, fanno la combo di playstyle plus, secondo me, perfetta per un attaccante. Perché quando passate la transizione dal tecnico, che quindi rallenta la corsa ma la fa molto precisa, e poi ci mettete l'R1, si attiva il razzetto e parte subito alla massima velocità. Raga, ve lo giuro, questa è imprendibile quando va via in campo aperto. Finalizza di Cristo, 95 infatti la finalizzazione, 91 la potenza tiro. Quando prende i timed tira certe staffilate che il portiere può solo rimanere a guardare. Ha anche degli ottimi passaggi per fraseggiare, 97 il corto, 85 il lungo. 91 di agilità, 93 di equilibrio, 96 di reattività, 98 di controllo palla e quell'80 di freddezza che a qualcuno potrebbe far storcere il naso. Ma su una carta del genere, raga, quell'88 di freddezza va più che bene. Ma una carta con 95 di finalizzazione del genere, Toti, non lo risente proprio. Su tutto quello che le capita tra i piedi lo trasforma in oro. In più, la chicca di questa giocatrice, raga, è quel 90 di forza. Perché questo è 1,64 m di pura cattiveria, resiste alle sportellate in maniera veramente impeccabile. L'unica cosa che io vi consiglio, considerando che poi ha la trivela anche, quindi qualcuno potrebbe pensare di volerla mettere esterno, perché è che trivela, con la trivela finalizza molto molto bene, e che comunque non avendo la quinta skill, e la quinta skill sappiamo essere fondamentale secondo me in quel ruolo, perché solo la più scoop turn vi permette di poter sia costruire la trivela che rientrare rapidamente per dare palla dentro, io preferisco giocarla da punta, sia singola però magari in un 4-3-2-1, quindi con due giocatori vicini che le liberano comunque spazio, oppure perfetta in attacchi a due con un altro attaccante vicino e lei libera di poter fare micromovimenti, potersi speed boostare. Regà, veramente forte, perché poi sto tecnico nello stretto la fa muovere veramente in maniera eccezionale, il talento naturale e il trickster ci servono relativamente, ma sta Sophia Smith, raga, stile d'intesa consigliato, in questo caso finalizzatore le ho dato, perché verificando anche con Footbin il reputato fosse il migliore. Veramente è stata una piacevolissima sorpresa, addirittura probabilmente vi dico e mi sbilancio che attualmente questa Sophia Smith è anche meglio di Eusebio. Quindi se ve la ritrovate non scambiabile tra le mani, oppure la volete comprare piuttosto che farmare la sfida di Eusebioski, provatela, perché fidatevi che è anche molto divertente da utilizzare. Veniamo all'ultima giocatrice che ho testato, ovvero Samantha Kerr. 1,68, quindi leggermente più alta della Smith, 4 di skill, 5 di piede debole, work rate alto alto.
ATT i ruoli che può fare e, amici miei, Samantha Kerr mi ha fatto impazzire anche lei. Che giocatrice! Perché c'ha innanzitutto ottima accelerazione e velocità scatto che combinate al suo body type che è un po' più massiccio rispetto alla Smith, sul doppio passo insieme al rapido gli permettono di poter prendere velocità in maniera allucinante. 98 la finalizzazione, 91 la potenza di tiro, 91 i tiri dalla distanza la rendono anche in questo caso un finalizzatore veramente implacabile. Bene il passaggio corto per dialogare nello stretto meno il lungo. 96 di agilità, 87 di equilibrio, 95 di reattività, 97 di controllo palla. In questo caso abbiamo 97 di freddezza. Questa si muove come Eusebio, raga. Ve lo giuro, è una roba speciale come si muove la Kerr nello stretto. Con l'analogico sinistro fa delle robe che manda gli avversari completamente al bar. E in più, anche in questo caso, 96 di forza. Che rispetto alla Smith, avendo un body type particolarmente spesso, aiuta a reggere ancora di più, regà. Questa le rimbalzano gli attaccanti addosso, i difensori addosso. Ogni tanto la Smith, essendo un po' più mingherlina di body type, nonostante il 90 di forza, cede. Anche se diciamo che su 5 volte 2/3 resiste. Questa invece su 5 volte ti resiste 3/4, una roba veramente top. Playstyle, quello del tiro a giro da lontano, ovviamente argento. Il power header, che però non è che serve a granché, però il rapido dorato, il razzetto comunque argento e in più, vabbè, rimessa lunga e aereo completano il quadretto di una giocatrice veramente devastante. Anche lei può fare gli stessi ruoli della Smith e lei, reggendo un po' più fisicamente, nonostante non abbia la quinta skill, ruolo che comunque io sconsiglio, potreste giocarla anche in fascia e nonostante non abbia la trivela, Staker non gliene frega proprio e fa delle grandissime trivele, soprattutto se andate a prendere il timed verde. Per cui, Kerr e Smith, voti altissimi, 9, 9 più, 9, 9 e mezzo quasi, anche per il rapporto qualità-prezzo. Zola, gli diamo un 8 e mezzo, Soshavi un bell'8, ma tutti quanti i giocatori super super promossi. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, se li avete provati e soprattutto se li andate a provare. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta altro che augurarvi una buona domenica, un salutone al vostro Liberoschi e a presto.